Dopo gli attentati mafiosi, la ministra Lamorgese annuncia l'invio di forze dell'ordine. Sentiamo Jacopo Ciacconi, poi con Massimo Veneziani l'intervista ad un imprenditore che si è ribellato al pizzo. Le mafie devono comprendere che un'azione di questo tipo ha una reazione dello Stato immediata. Arriva lo Stato. Dopo 9 bombe in 8 giorni ai danni di attività economiche di Foggia e San Severo, come questa ripresa con un telefonino, la ministra Lamorgese è venuta in città per presiedere di persona il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. C'è bisogno in questo momento da parte nostra di un intervento straordinario, proprio facendo ricorso a quelli che sono i reparti inquadrati, i reparti anticrimine. Un messaggio al crimine organizzato, ma anche ai tanti imprenditori come Luca Vigilante che vogliono lasciare una realtà diversa ai loro figli. Questa speranza deve essere però alimentata e colta, altrimenti saremo definitivamente relegati ai bassi fondi. Per aiutare a denunciare le estorsioni o almeno a non sentirsi soli di fronte alle minacce, anche a Foggia, dopo un percorso lungo e faticoso, è riuscita a nascere proprio oggi un'associazione anti-racket. Intanto vengono a parlare con noi, anche senza associarsi, per capire di cosa parliamo, quali sono le esperienze che abbiamo avuto, cosa possiamo condividere insieme. La denuncia diventa difficilissima se si è soli, se condividiamo e invece siamo in più persone, a quel punto lì forse è più semplice.